Benvenuti cari ai racconti della strega. In questo video vi porto nel famoso Triangolo delle Bermuda per raccontarvi di episodi particolarmente inspiegabili riguardo diverse sparizioni di navi aerei che sembrano dovute agli alieni. Buona visione! Non riusciamo a trovare l'ovest, è tutto sbagliato. Non possiamo essere sicuri di nessuna direzione. Tutto sembra strano, anche l'oceano. A pronunciare queste parole confuse è il tenente Charles Taylor, esperto aviatore a capo della missione Problema di navigazione numero 1. Durante la missione scompariranno nel nulla, nel Triangolo delle Bermuda, tutti i 14 aviatori prendenti parte all'esercitazione. È il 5 dicembre 1945 e 5 aerosiluranti Grumman TBF Avenger decollano dalla base di Fort Lauderdale per un'esercitazione che prevede bombardamento e navigazione, con l'obiettivo di valutare la capacità di navigazione e le operazioni di combattimento degli allievi. Al momento del decollo degli aerei, le condizioni meteo sono ottime. L'esercitazione inizia quindi senza intoppi e per un'ora tutto procede come previsto. Dopo circa un'ora, qualcosa inizia a non andare per il verso giusto. Le conversazioni tra i piloti sono rintracciabili sia da terra che da eventuali altri velivoli in volo. Ed è così che il tenente Robert Fox, a capo di una missione analoga a quella di Taylor e dei suoi allievi, capta un messaggio. Non so dove siamo, dobbiamo esserci persi dopo l'ultima virata. La voce è di un certo Powers, uno degli aviatori del volo 19, che si rivolge ad un altro pilota. Fox, a questo punto, intuisce che c'è un problema e chiede a Powers di identificarsi. Qui è FT-74. Prego aeronave chiamato Powers di identificarsi in modo da potervi dare aiuto. Dopo una serie di messaggi da parte del tenente Fox per sapere cosa succede, ecco arrivare la risposta da parte di Taylor, visibilmente confuso e preoccupato. Entrambe le mie bussole sono andate e sto tentando di trovare Fort Lauderdale in Florida. Sono sopra la terraferma, ma è interrotta. Sono sicuro di essere alle isole Kiss, ma non so a che altitudine e non so come raggiungere Fort Lauderdale. Ma com'era possibile che un pilota esperto come Taylor, che aveva sorvolato quei cieli innumerevoli volte, si trovasse in quella situazione? Cosa stava succedendo? Verso le 18 il tempo peggiora e le comunicazioni con Taylor e la sua flotta si fanno disturbate. La base riceve stralci di conversazioni tra gli allievi e Taylor. Sembra che stiamo entrando in acque bianche, afferma uno dei piloti, che prosegue esternando tutto il suo disorientamento. Siamo completamente perduti. Questo è l'ultimo messaggio ricevuto del volo 19 della missione Problema di navigazione numero 1. Perché da quel momento si perderanno le tracce dei velivoli per sempre. Immediatamente due Martin Mariner si alzano in volo alla ricerca della squadriglia 19, ma dopo poco un'altra sciagura accade nei cieli. Una petroliera riferisce di un'esplosione in cielo. Si tratta proprio di uno dei Mariner partiti per dare soccorso agli aviatori. L'incidente del velivolo di soccorso causa la morte dell'intero equipaggio, composto da 13 persone.
Il bilancio complessivo delle perdite è di 27 persone, tutti scomparsi nel giro di poche ore. Le indagini si concentrano dapprima sul leader della missione, Charles Taylor, al quale viene imputata la responsabilità dell'incidente. Da una prima inchiesta si deduce che il pilota aveva confuso le Bahamas con le isole Kiss, guidando i suoi verso nord-ovest e finendo il carburante. Taylor, sebbene ottimo pilota, era solito prendere iniziative personali, a volte smarrendosi, si legge nel rapporto. Ma dopo che la madre del pilota accusa la Marina Militare di aver dato la colpa dell'incidente al figlio senza aver ritrovato i corpi e gli aerei, il rapporto viene modificato e la scomparsa dei velivoli viene attribuita a cause sconosciute. Parallelamente alle indagini ufficiali e a seguito delle numerose sparizioni di navi aeree nell'area, come se fossero inghiottiti da un vortice invisibile, al triangolo delle Bermuda venne attribuita un'area paranormale. E per spiegare i misteri che avvolgono questo incredibile episodio sono nate diverse ipotesi tra loro molto diverse. Una di queste è che le sparizioni di navi aeree siano dovute alla presenza degli UFO. L'ufologo americano Morris Jesup dedicò molto del suo tempo a tale studio fino alla sua morte, che anch'essa è avvolta dal mistero. Secondo l'ufologo, gli alieni causano le sparizioni di navi aerei per rapire gli esseri umani. Nelle acque di quest'area sembra esista la presenza di una base aliena sottomarina, dove raccoglie tutto il suo interno. Jesup, nei suoi libri, ha spesso messo in evidenza come comprendere le intenzioni degli alieni, cioè se fossero ostili o meno con il genere umano. Oltretutto, un gruppo di esploratori americani e francesi ha confermato una scoperta incredibile, già nota nel 1968. Si tratta di una struttura gigantesca, una piramide di cristallo più grande di quella di Cheope in Egitto. Sarebbe situata sul fondo del Mar dei Caraibi, la cui origine ed età sono ancora sconosciute. La base della piramide misura 300 metri per 200 ed il suo vertice si leva sino ai 100 metri dalla base. Sulla sommità sono presenti due fori di grande dimensione, attraverso i quali l'acqua si muoverebbe molto velocemente, generando vortici che influenzano la superficie del mare. I ricercatori ipotizzano che tale movimento influenza la rotta delle navi e degli aerei. Il materiale della piramide sembrerebbe fatto di un elemento simile al vetro. Un'altra ipotesi sarebbe la presenza di porte dimensionali che collegherebbero il nostro universo con altri universi. Questo spiegherebbe la sparizione degli aviatori del volo 19 e la misteriosa sparizione della nave Ellen Austin, che poi riapparve ma priva di equipaggio. Altre ricerche affermano che le onde anomale molto alte, unite alle forti correnti presenti in quest'area, potrebbero aver disorientato la squadriglia 19 fino a far precipitare tutti e cinque gli aerei nelle gelide acque dell'Atlantico, senza possibilità di essere ritrovati. Recentemente il maledetto triangolo si è reso protagonista dell'ennesima tragedia. Un aereo con a bordo una famiglia di quattro persone di ritorno da una vacanza a Porto Rico verso la Florida scomparve a 59 km dalle Bahamas, nonostante il tempo buono e le abilità del pilota. Purtroppo, stessa area con lo stesso finale.
Il mistero continua. Miei cari, i misteri intorno al triangolo delle Bermuda hanno da sempre incuriosito e diviso molte ricerche su cosa possa realmente accadere in quelle acque. Voi che idea vi siete fatti? E mi piacerebbe sapere se volete che vi racconto di altri episodi avvenuti nel triangolo. Fatemi sapere. Spero vi sia piaciuto il video, se è così mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo mistero.